Il Campobasso centra la quarta vittoria di fila, quella giusta per ottenere e blindare almeno temporaneamente il terzo posto. Giocano 6 fuori quota dal primo minuto, risultato mai in discussione. Sugli spalti a Liberti, pronto a subentrare in società agli inizi di maggio. Non eccessive le presenze a Selvapiana, che si aggirano intorno alle 600 unità, una trentina giungono da Giulianova. Finisce 5-0 per il Campobasso. Rossoblu in vantaggio al nono, Ferrani in sacca di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Lupi in vantaggio nella prima vera occasione da gol. I locali macinano circostanze da rete, al 13° si accende una mischia fuoribonda in area di rigore prima della staffilata mancina di Grazioso al lato di un soffio. In campo c'è solo il Campobasso, al 20° Ferrani sfiora la doppietta colpendo di testa da punizione di Lanzillotta. L'autore del gol è letteralmente scatenato, al 23° il tentativo è doppio, dopo il cross di Lucchese Ferrani effettua una girata sventata da Ursini, poi riprende e rovescia ma non vede la porta. I lupi potrebbero stare sul 2-0, le palle gol fioccano, al 34° Lucchese fa quello che vuole in area, poi prova la respinta di Ursini sul primo palo. Dal corner parte la battuta con inzuccata di Alessandro che muore sulla parte alta della traversa. Il Giulianova timbra il cartellino al 38°, si defila, Pellecchia conclude ma Grillo si dimostra reattivo. Al 43° è Corbo a girare di testa un bel pallone di Todino ma la palla non esce al lato di chissà quanto. La giusta chiusura di tempo da parte rossoblu, eccola al 44° a realizzare è Grazioso con un bellissimo sinistro a giro imparabile per il portiere abruzzese. Partita virtualmente chiusa, il Campobasso arrotonda il punteggio al nono con un pallonetto di Alessandro lanciato a rete. L'argentino impreziosisce così il proprio ingente bottino rete di 13 gol stagionali. Passa molto poco, appena un minuto per il poker ad opera di Gabrielloni, un tocco con la punta del piede e pallone alle spalle del portiere giuliese. Anche l'attaccante Iesino conferma il proprio importante momento di forma dal punto di vista realizzativo. La partita si riduce ad un allenamento e nulla più, gli abruzzesi salvano almeno la faccia. Al 15° ci prova Emili ma Grillo ci mette la classica pezza. Dal 24° Favo inserisce Bontà e Tascini in luogo di Grazioso e Todino. Il quinto gol è servito sulla testa ancora di Gabrielloni da punizione di Lanzillotta ed è il 29°. La Nord Scorrano applaude, qualche secondo più tardi tocca a Progni a bagnare il proprio debutto con la maglia rossoblu. Esce Le Noci. Al 38° fallo di Vita ai danni di Alessandro per il signor Petrella e calcio di rigore. Alessandro si incarica della battuta, Ursini respinge il tiro dagli 11 metri. Al 41° ancora Alessandro ha la possibilità di realizzare ma deve comunque correggere la mira. Al 90° strappa applausi, un destro ben incrociato e coordinato di Lanzillotta, la palla si spegne sul fondo ma il pubblico dimostra comunque di apprezzare. Il Giulianova retrocede in eccellenza, il Campobasso si prepara ad una lotta della durata di 180 minuti per custodire gelosamente la terza posizione.